Buonasera, ringrazio subito Marina Strologo che è la più brava di tutti e con la quale eravamo già qua su questo palco con David Grossman nel 2017, quindi ogni anno diciamo, è sempre più difficile perché sono scrittori o intellettuali o artisti che vengono scelti per il premio dei dialoghi, insomma, imponenti oggettivamente come... Come Amitav Ghosh, siamo trovati qui anche con, con Magris, con, con altri, altre figure importanti. Ed è sempre molto complicato provare, come anche la motivazione fa, a riassumere il segno e il senso di un'opera così complessa e così stratificata. Credo che ci sia un dato però che potrebbe essere il nostro punto di partenza stasera. Una scommessa, una sfida che Amitav Ghosh fa ed è la sfida nel potere che ha a che fare col potere dell'immaginazione, con una capacità che è umana. Avremo nel corso di questa conversazione molte occasioni per dire quali sono i limiti dell'umano e i limiti anche della nostra coscienza, della nostra capacità di prenderci cura del luogo grande, vasto e fragile in cui abitiamo. Però c'è un tratto che è un tratto molto umano, questa capacità di immaginare e di raccontare soprattutto. C'è un libro di Amitav Ghosh, tra i tanti che si possono citare, tutti molto belli e molto densi, hanno una grana narrativa stupefacente per come naturalmente le storie si intrecciano e guardano, in certi casi, al futuro. Come vedremo, Cromosoma Calcutta è un libro che ormai molti anni fa immaginava un futuro nel quale più o meno siamo piombati, non perché gli scrittori siano profeti, non credo che sia il punto il dono della profezia, ma solo semmai quello della lungimiranza, che è un po' diverso dalla, dalla profezia. Oppure storie che invece ci portano indietro nel tempo, che ci eh, riportano a delle radici che sono radici di una comunità, radici di un popolo, di un paese, come per esempio l'India da cui Amitav Ghosh viene. Io amo molto questo libro che si chiama Le linee d'ombra, eh, ed è eh, un libro che racconta Shadow Lines, che racconta di un ragazzino che resta incantato dal modo di narrare di un personaggio della sua famiglia che si chiama Tridib che è strano, eccentrico, è continuamente racconta cose di cui non sei sicuro che siano attendibili, che siano credibili, che siano davvero accadute. Ed è come se naturalmente in questo apprendistato con Tridib il personaggio che racconta, il personaggio giovane che racconta Amitav Ghosh imparasse a capire che cos'è l'immaginazione. Sapevo che non avrei mai visto nulla nel modo in cui lo vedeva Tridib, con la sua, scrive Amitav Ghosh, la sua immaginazione, capace di prospettive infinitamente più particolareggiate e precise. Una volta mi disse che non si può conoscere nulla se non attraverso il desiderio, il desiderio vero, non l'avidità o la cupidigia, bensì un desiderio puro, doloroso e primitivo, un desiderio intenso di tutto ciò che è fuori da sé, un tormento della carne che conduce oltre i limiti della propria mente in altri tempi e altri luoghi, e perfino se si è fortunati, a un luogo in cui i confini fra il proprio sé e la propria immagine allo specchio sono cancellati. Questo passaggio è, è bellissimo e vorrei partire da qui con Amitav Ghosh, uh, il potere dell'immaginazione per il bambino Amitav, non solo per il personaggio di questo libro, capire che attraverso un superamento dei confini del nostro corpo, della nostra identità, si può abitare un altro spazio, si può aprire un dialogo con altri, altri, altri luoghi che insomma la nostra vita se è basata sul, soltanto su quello che siamo è troppo poco. Volevo capire quando ha cominciato Amitav Ghosh a capire se questo è accaduto attraverso i libri o attraverso anche altro che si poteva allargare, si potevano allargare i confini dell'esistenza. Well. Uh, let me say first of all that uh, I'm hugely honored to have uh, been given this prize and to be here in uh, this beautiful city. It's an honor, a pleasure, and a privilege. It's wonderful to be uh, in this festival. I've attended several really fascinating uh, discussions, and it was just uh, incredibly inspiring to hear Carlo Petrini yesterday. So, thank you all very much for this uh, amazing honor. Come prima cosa vorrei dire che per me è veramente un onore enorme che mi avete fatto consegnandomi questo, questo premio. Eh, è un grandissimo onore trovarmi qui in questa bella città. Eh, oltre che un onore è un, è un piacere e un privilegio prendere parte a questo che è un festival che trovo meraviglioso. Ho sentito dei, dei dialoghi in questi giorni veramente affascinanti e sono rimasto... Veramente molto, molto toccato e impressionato da, dalle parole di Carlo Petrini ieri. Quindi vorrei ringraziare tutte e tutti moltissimo per questo straordinario onore che mi fate. E grazie per questa molto interessante question. You know, per me, I think che la crisi planetaria we siamo in oggi sia in gran parte una crisi di uh, empatia, say. empathy plus imagination and empathy is really something that we as humans share with non-humans you know everyone who's had a dog who's had any kind of pet that's that they're close to knows that uh, animals share with us a capacity for empathy and this is i think where we are really failing today we are failing to understand you know what it's like to be someone standing in the way of a flood no matter whether it's in bangladesh or in uh, tuvalu uh, or in emilia romania uh, we are really failing to understand what lies ahead of us most of all we are failing to empathize with the young because young people today are going to bear the burden of this terrible crisis that we are in and they know that but people who are older people of my generation certainly but also people of your generation Uh, completely failed uh, in, uh, in having any kind of empathy with their condition. Ti ringrazio per questa domanda eh, molto, molto interessante. Io mh, dal mio punto di vista credo che eh, in parte questa crisi planetaria a cui siamo oggi di fronte è anche una crisi dell'empatia e dell'immaginazione. No? Eh, L'empatia, fra l'altro, è una di quelle, di quelle cose, di quei dati che condividiamo molto con, con i non umani. Chiunque di voi abbia un cane, comunque un animale domestico con cui ha un rapporto di affetto, sa quanta condivisione possiamo, possiamo avere con dei non umani. Ecco, ma il problema è che noi sempre meno comprendiamo chi, beh, chi si trova, per esempio, a fare i conti con una inondazione. Non sto pensando soltanto alla... All'Emilia-Romagna di, di questi ultimi giorni, di questa settimana, ma anche a, a, a Bangladesh o a, a, a Tuvalu, cioè, questa è una delle nostre pecche, questa è una delle nostre mancanze. E non riusciamo, tra l'altro, a metterci in sintonia sulla stessa lunghezza d'onda di chi subisce cataclismi di questo genere, non riusciamo più, credo, a capire molto bene i giovani. E questo lo dico per la generazione di noi che siamo un po' più grandi, ma anche forse per la tua, eh, Paolo. cioè Abbiamo, credo, completamente fallito nel compito di stabilire un rapporto di empatia con chi si trova in una condizione, come dire, così minacciata da parte della crisi che, che incombe. Volevo capire. Eh, arriveremo a toccare molto da vicino questi temi che adesso venivano accennati nella sua formazione, nella formazione del ragazzo Amitav Ghosh. Quanto sono stati importanti i libri in assoluto, come oggetti, come storie, per alimentare una certa qualità dell'empatia? Eh, non perché uno debba, come dire, ricondurre tutto a se stesso, ma credo che sia una curiosità capire da dove nasce intanto la passione per i libri nella sua vita. Uh... Uh, yes, I was as a child a sort of passionate reader. Of course, back when I was a child, we didn't have television, we didn't have any of those things. So I read, I read absolutely passionately, and I read in several languages. I read in Be Bengali, but I read also in English, and I think that's what really sort of made me understand the importance of imagination and the importance of empathy. Because of course, uh, when I was reading in English, uh, and often when I was reading in English, it was translations, uh, you know, of books in Russian or French or whatever. Uh, it made you realize—I mean, I had no connection with those worlds. I didn't even know what those words—the uh, words that I was reading—were was, uh, referring to, like uh, daffodils. You know, we had never <laughs> seen a daffodil in, uh, in India, or you know, the food that they were referring to, whether it be hot dogs or hamburgers or whatever. In those days we had no conception of what these things were. And yet, I think these, uh, these things are not barriers, you know, because of this peculiar faculty that we humans have: of imagination and empathy. Da bambino era un lettore appassionato, vorace. Considerate che ovviamente all'epoca e nell'India della mia infanzia non c'era la TV, non c'erano tante altre tecnologie che sono venute dopo, quindi tempo per leggere ce n'era molto e io ho letto molto e con passione. E per fortuna ho letto in diverse lingue, ho letto in Bengali, la mia lingua diciamo madre, e in inglese. E penso che sia stato proprio questo, insomma, questa fase di lettura appassionata, avida e in più lingue che mi ha fatto capire l'importanza dell'immaginazione, della fantasia, ma anche dell'empatia. Eh, in inglese, peraltro, ho letto anche eh, traduzioni in lingua inglese di libri che potevano essere scritti originariamente in russo o in francese. Si badi bene che con quei mondi io non avevo nessun rapporto. Una celeberrima poesia di un grande poeta inglese dell'Ottocento parla dei, delle giunchiglie, dei narcisi che ondeggiano nei prati. E chi l'aveva mai visto, un giallo, un, un giallo narciso? Eh, mai visto? Così come anche tanti dei cibi di cui, eh, cui si faceva riferimento in alcune delle letture che facevo, che fossero, ah, poniamo modernamente, gli hot dog o gli hamburger, ma chi l'aveva mai visti, sentiti, assaggiati? E però, pur con l'assenza, diciamo, di qualsiasi conoscenza diretta di tutte queste cose, nella mia lettura in fondo non mi trovavo di fronte a, a barriere, eh? grazie proprio a questa facoltà squisitamente umana che è l'immaginazione e l'empatia. C'è una scena sempre nelle linee d'ombra in cui Tridib, questo ragazzino, racconta, eh, che, scusate, il ragazzino racconta che, che Tridib, la figura diciamo, che gli sta accanto, gli ha squadernato davanti un Atlante, un Atlante geografico e che questo Atlante geografico gli ha dato la sensazione dell'esistenza del mondo, perché dice ero uno che non si era mai allontanato da Calcutta per più di qualche centinaio di chilometri, e l'Atlante, le storie che racconta eh, Tridib, mandano, rimandano a Plaza Mayor, a Madrid, all'aria frizzante di Cusco, insomma a luoghi lontani. Ho la sensazione che uno degli aspetti più affascinanti dell'opera di Amitav Ghosh nel complesso sia proprio il rapporto con la geografia, con i luoghi con i paesaggi, con gli spazi. Una delle cose più difficili, credo, per uno scrittore alle nostre latitudini, perché è un paese piccolo, è un paese di spazi non vasti, è raccontare qualcosa di maestoso da un punto di vista del paesaggio. Siamo abituati a, a vederlo fare da scrittori che vengono dall'India, da scrittori che vengono dall'Oriente, da scrittori che vengono anche dagli Stati Uniti, dalla provincia profonda degli Stati Uniti. Gli scrittori italiani, se non diventano scrittori di viaggio, hanno un paesaggio molto affascinante ma molto piccolo, no? quindi senza aperture vaste. Se voi leggete un libro come Il Paese delle Maree, che è uno dei libri che ha avuto più fortuna anche nel nostro paese, ma in generale c'è sempre un momento in cui il paesaggio diventa qualcosa di talmente grande, talmente enorme, che fa sentire la presenza umana comunque qualcosa di molto insignificante. No? Allora volevo chiederle questo. Il non umano, che è un'espressione che oggi usiamo molto per parlare, intanto è il paesaggio, ancora prima che altre creature senzienti, altre creature animali, viventi o le piante, di cui solo adesso in questi ultimi anni cominciamo ad avere una coscienza pie neanche piena, ma insomma un po' più acuta. Pensate al lavoro che ha fatto in Italia Stefano Mancuso eh, sulle piante, sulla vita delle piante. Ma voglio naturalmente chiedere proprio questo, che cosa significa per uno scrittore? Raccontare il non umano quando il non umano è il paesaggio, quando il non umano è il mare, la vastità degli spazi che preesistono all'uomo e che probabilmente gli succederanno, cioè esisteranno ancora dopo la nostra scomparsa dalla terra? That's a very interesting question. Absolutely. I think some of the most powerful works of literature are exactly those uh, in which uh, a landscape comes alive for us, you know. And there are so many wonderful books of that kind. Uh, I think immediately of uh, Graham Swift's Waterland, which really brings the marshes, the marshlands of England to life. Uh, I think of uh, uh, John Steinbeck, uh, you know, The Grapes of Wrath, which brings uh, really uh, both Oklahoma and California uh, wonderfully to life. But then there are so many other writers, European writers, who've, uh, who've also done that, you know. Uh, sardinia i mean the wonderful writing that's come out of sardinia you know uh, i mean sardinia was real i mean my mother used to love uh, to read the, uh, those books and uh, so that is one of the most powerful things that a, uh, that a writer can do that is to bring those, uh, those landscapes to life knut hamsun did that for the, uh, for the far north but you know this is also one of the strange things that's changed now you know, what, uh, what uh, climate change has done to us. Because those landscapes are not the landscapes of the past. You know, when we talk about now uh, uh, the sorts of uh, landscapes that we live in, all these landscapes are changing so rapidly. So, for example, I mean, uh, I wrote books about, uh, about the Sundarban in India, the great mangrove forest of Bengal. And I've been visiting the Sundarban since I was a child but today when you go there it's a landscape that really is completely vitiated you know uh, the last time i was there was in january and i couldn't believe it uh, you know hardly any birds in the sky uh, full of tourist uh, tourist boats making an incredible noise you know with music and so on it was just uh, it was just incredibly sad to see No, la domanda è interessante, di sicuro beh, penso che una delle cose più potenti che riesce a fare l'uomo in letteratura è proprio questa, di evocare paesaggi a noi sconosciuti, farli vivere, dargli veramente vita davanti ai nostri occhi di, di lettore. E, e sono tanti e tanto diversi. Adesso mentre parlavi mi è venuto in mente Graham Swift, uh, The Waterland, cioè La, la Terra d'Acqua, che è un uh, libro ambientato in queste grandi distese paludose del, dell'Inghilterra, Furore di Steinbeck, l'Oklahoma e la California, che veramente prendono vita davanti, davanti ai nostri occhi, ma tanti, tanti anche scrittori europei. Penso per esempio ai magnifici scrittori e scrittrici che vengono dalla vostra Sardegna. Grazie Deled. Grazie a Deled eh? De De era un'autrice molto amata da, 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 mia, da mia madre. Quindi certamente la descrizione, l'evocazione e il portare, dare vita a, a un paesaggio è una delle cose più potenti che lo scrittore riesce a fare. Knut Hamsun ha fatto la stessa cosa per l'estremo nord. Hm? E... E poi c'è qualcun altro che ha fatto una cosa in senso contrario, ed è il cambiamento climatico. Che cosa ci ha fatto il cambiamento climatico? Beh, fra l'altro il... la constatazione è che quei paesaggi non sono più quelli che erano. Quanto cambiano rapidamente quei paesaggi che ci hanno regalato alla nostra immaginazione e poi conoscenza a questi grandissimi scrittori? Io ho scritto un libro sulle Sunderband che è un grande. Una diciamo grande estensione in Bengala ricoperta da eh, foreste di mangrovie, quindi c'è cioè acqua e piante, acqua e piante a perdita d'occhio, che sono una, una zona diciamo, del mio, della mia terra natia che io ho visitato fin da bambino, dunque un paesaggio che gli ho negli occhi da sempre, e è stato completamente distorto. Distorto, stravolto, sono stato l'ultima volta a, nelle Sunderland a gennaio di quest'anno e non, non credeva ai miei occhi, letteralmente. Cominciamo col dire che non c'era più il canto degli uccelli, c'erano pochissimi uccelli, si, si, si vedevano per non parlare poi dei battelli dei turisti che sparano la musica a tutto, a tutto volume mentre percorrono queste, queste vie d'acqua. Uno spettacolo veramente triste, veramente triste. Cromosoma, il cromosoma Calcutta è un libro del 1995, nell'edizione italiana che non so se è tradotta da Anna Nadotti, appunto di cui parlavamo anche a cena, un romanzo di febbre, delirio e scoperta, tenete conto di nuovo la data di uscita 1995 e Amitav Ghosh raccontava la New York di un futuro forse un po' remoto che aveva un serio problema di esaurimento delle risorse idriche. E Accanto a questo tema dell'esaurimento delle risorse idriche, che probabilmente non era così eh, come dire, dibattuto forse a quel, in quel momento storico, c'è anche il tema dell'identità e della tecnologia. Ma più in generale, attraverso una storia molto affascinante, in cui una carta d'identità, diciamo una sorta di tessera che racconta l'identità di un individuo, viene ritrovata a posteriori, e questo all'umanità futura fa un certo effetto, no? È come se. In qualche modo fosse il segno di una presenza, appunto, di progenitori che a quel punto diventano molto affascinanti, infatti, l'indagine avrà a che fare con questo. Ma voglio usare Cromosoma Calcutta per entrare dentro al cantiere del, dello scrittore Amitav Ghosh, per chiedergli intanto che cosa significa per uno scrittore, e soprattutto per lo scrittore che lei era nel 1995, pensare il futuro. Sempre la parola futuro ma non legata, diciamo così, all'effettiva possibilità, semmai all'angoscia, alla preoccupazione, o addirittura solo al materiale creativo no, del romanzo. E l'altra questione sta tutta intorno a una parola, una parola chiave che c'entra con l'opera di Amitav Ghosh nel complesso, la vulnerabilità, cioè la fragilità. In Cromosoma Calcutta, anche a proposito di malaria, di pestilenze, si sente che la specie umana... È una specie, forse come tutte, ma il problema è che la specie umana è meno consapevole della sua fragilità e della sua vulnerabilità di altre. Ecco, queste sono le due, le due cose che le chiedo, no? Da un lato l'immaginare il futuro, e dall'altro il percepire la vulnerabilità di una specie. Uh, that's very interesting, because actually it's true that, uh, you know, I wrote that way back in 1993, and already then you could see that the, uh, that the Internet, which was then in its infancy. was leading us towards a kind of uh, global surveillance, you know, a surveillance not just of the future but also of the past, which i think will happen, uh, because it will be, it'll become possible to sort of retrieve uh, conversations that happened in the deep past, uh, you know. so i think those parts of the story have stood up very well. I just every day, you know, i often get messages telling me, oh, how did you imagine this? how did you guess that this was going to be the case way back then? But for me, what was really interesting then, considering that this was kind of science fiction, was that I was really looking not to write about the future, but to write about the past. You know, and that's always been what's, uh, what's interesting for me, because you know, science fiction is usually oriented towards the future. Uh, but for me, I, what's really interesting is to see the future in the past. And I'll come to the second question after that. No, è interessante perché, è chiaro, il libro, la stesura, insomma, del libro eh, risale al 1993. Mm, a quel tempo, se vogliamo, internet non, era, non aveva ancora lo, lo, lo sviluppo no, che, che ha avuto nel frattempo, era un po' ancora a livello embrionale, però già si vedeva, credo io, che ci stava conducendo a una specie di forma globale di sorveglianza, che eh, non riguardava soltanto il futuro ma anche il passato, quindi l'impossibilità di eh, recuperare dalla rete dati, informazioni che fossero antecedenti a eh, una, una, certa, una certa data. E, e tu mi, mi chiedi come, come, ho come immaginavo allora il futuro, ma la verità è che sì, è un libro in qualche maniera di, eh, di fantascienza, però la fantascienza per solito è completamente orientata no? verso eh, il futuro. E invece a me quando ho scritto quel, quel libro lì, in fondo mi interessava pensare, lavorare, guardare al passato, non tanto al futuro, piuttosto direi così, è un libro nel quale io faccio lo sforzo di vedere il futuro nel passato. and then uh, the question of vulnerability. Uh, you're absolutely right. i think vulnerability is the thing. the human vulnerability is uh, something that completely fascinates me. you know, the story of modernity, as we are told, is one of human dominance, where humans, uh, you know, have risen to some, some kind of uh, supereminence, where we control everything. but i think at this particular moment, what we really see is that this is a complete delusion. in fact, we have nothing in our hands. Uh, it's the earth, it's the atmosphere, it's the environment, uh, which, is, which completely controls us. And in fact, we know this about the past as well. Uh, but for me, this has become particularly sort of evident uh, because I've just finished, a, uh, finished writing a book about uh, opium. Uh, you know, I wrote three novels uh, which were about the opium trade, but this is a nonfiction book. And I think when you deal with uh, the history of opium, uh, in modern life, you really begin to see how incredibly vulnerable human beings actually are. because, you know, opium has existed forever uh, historically. humans have always depended on it uh, for, uh, you know, uh, for addressing their own pain, ass assuaging their pain, and so on. but at a certain point, uh, uh, the dutch empire and the british empire decided to turn opium into a resource from which they could make money so they started selling opium in large quantities to uh, indonesia uh, and to china and uh, actually what we see today the, you know those uh, that trade led to the opium wars you know and uh, it led really in a very important sense to the emergence of china as what it is and what we see today is that opium and i'm I'm not the only one who feels this uh, you know the opium poppy is a very common flower you see it everywhere and yet it's probably the most powerful being that we as humans have ever encountered you know the opium poppy the simple looking flower basically defeated the most powerful army in human history uh, in afghanistan you know uh, opium has outsmarted every human effort to control it and opium is today undermining all modern structures of governance, whether it be in Mexico or in the United States or indeed here in Europe. You know, we have never met a being as powerful as this very simple looking flower. And this flower has its power simply because of human fragility and human vulnerability. Mi chiedevi perché mi interessa tanto la, la vulnerabilità, la fragilità, perché c'è tanto di questo, tratto tanto di questo, è, è veramente un tema quello della vulnerabilità di noi umani che mi ha sempre eh, affascinato. Eh, soprattutto perché la storia della modernità, che ci viene, così come ci viene raccontata, è una storia in cui noi eh, umani veniamo proiettati no, alla, al centro, o forse eh, alla vetta di un impero che dominiamo completamente, no, eh, in cui siamo, sovrassiamo tutto il mondo, controlliamo tutto il mondo. La verità è che proprio in questo nostro tempo vediamo con una chiarezza assoluta, come mai prima, che questo è veramente un grande imbroglio, una grande, una grande illusione, che non abbiamo veramente il controllo su, su nulla, sulla terra, sull'atmosfera, sull'acqua, sono loro piuttosto che controllano noi e non, non l'inverso come ci è piaciuto credere per tanto, per tanto tempo. Eh, ho appena finito un libro, un libro di saggistica, non, non, non di narrativa, eh, sull'oppio, che va ad aggiungersi invece ai tre volumi che ho dedicato alla storia dell'oppio e delle guerre dell'oppio. Questo è un libro di saggistica che cerca di offrire questo, questo punto di vista qui. Ehm, do, dobbiamo conoscere il potere, la potenza io direi, di questa pianta incredibile che è il papavero da, da oppio. E questa potenza dipende in modo diretto da quanto siamo vulnerabili noi umani. Eh, gli esseri umani da sempre, quantomeno da, da tempo immemorabile, dipendono dall'oppio. Per l'alleviamento del, del proprio del, del dolore fisico. Però viene un momento nella storia in cui l'impero, prima olandese e poi britannico, decidono di trasformare l'oppio in una specie di risorsa, eh, quindi diciamo di materia prima eh, da commerciare a fini di, di, di profitto e cominciano delle, delle operazioni in grande, cioè cominciano a vendere eh, enormi quantitativi di oppio, prima all'Indonesia e poi alla Cina, e questo eh, conduce. Alle guerre dell'oppio e conduce in larga misura, credo io, anche all'emergere della Cina come, beh, come la potenza che è, che è adesso, come il tipo di paese che è adesso. Un fiore che vediamo nei fossi, specialmente in questa stagione, è un fiore comunissimo: il papavero, eh, dall'aspetto semplice e gentile, è una, probabilmente la pianta più potente che potremo mai eh, incontrare. è il papavero da oppio, non forse il papavero comune delle nostre campagne qui, eh, quello che fondamentalmente è la chiave della, della sconfitta clamorosa dell'esercito più potente della Terra, quello degli Stati Uniti d'America in Afghanistan. Eh, L'oppio è una pianta, il papavero da oppio è una pianta che ha, eh, per la sua scaltrezza, io direi, sconfitto eh, diciamo, tutti gli sforzi, tutti i tentativi da parte degli uomini di portarlo sotto controllo, che si è sottratto e ha fatto marameo a tutti i tentativi degli stati di imbrigliarlo, di, 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 di metterlo sotto controllo, stati potenti come gli Stati Uniti o anche, o anche il Messico. Credo che questa pianta dall'aspetto così semplice eh, non abbiamo mai visto l'uguale in termini di potenza proprio di una semplicissima pianta. E perché ne sto parlando? Perché entra nella storia attraverso e grazie la fragilità, la vulnerabilità di noi umani di fronte al dolore. Ogni tanto Ogni tanto escono, escono dei libri che, che fanno la differenza, possono farla su un piano collettivo solo se fanno la differenza su un piano individuale. Voglio dire che è molto difficile se leggete o se avete letto questo libro pubblicato in Italia da, da Neri Pozza, come tutti i libri di Amitav Ghosh, in questo caso con la traduzione e La cura di Anna Nadotti e Norman Gobetti. Se lo avete letto, se lo leggerete, potete anche acquistarlo qua fuori. La grande cecità. Il cambiamento climatico è l'impensabile, è molto difficile che uno non resti un po' turbato da questa lettura e non è tanto in virtù dei dati che ci sottopone, questo è un libro del 2016, quindi è un libro che almeno rispetto a come, si è, poi, come è maturato il dibattito sul cambiamento climatico nel nostro Paese è addirittura in anticipo per la percezione che abbiamo noi oggi del tema e comunque, e questa è, un, è una questione che adesso affronteremo, siamo in ogni caso indietro, non solo da un punto di vista attivo, ma da un punto di vista del pensiero, del ragionamento. Io non dico che in questa platea, perché credo che non sia così, possano esserci dei negazionisti, anzi, sul cambiamento climatico, ma necessariamente, lo dico come constatazione, persone recalcitranti a occuparsi del tema, che non hanno voglia di pensarci, che pensano che sia qualcosa che non li riguarda direttamente, ci sono. Ed è affascinante, lo dico neutralmente, il fatto che dentro questo libro il tema del cambiamento climatico sia riportato a quello che Amitav Ghosh chiama l'impensabile per l'appunto. Come se il pensiero umano fosse messo alla prova dal cambiamento climatico, non solo la sua sopravvivenza, la sopravvivenza dell'umano, che, che uno non riesca a essere quasi a svegliarsi tutte le mattine con questo pensiero ormai a me sembra assurdo, ma in ogni caso, evidentemente, ognuno ha le sue ossessioni, ecco ma dico che però la cosa difficile è proprio spingere il pensiero là, dove il pensiero non vuole andare. Allora facciamo un primo passo che è fondamentale. Perché mi ha turbato molto questo libro quando l'ho letto nel 2017, appena uscito in Italia? Perché si rivolgeva innanzitutto agli scrittori. Da scrittore diceva, come è possibile? Me lo ricorderò sempre, quasi a memoria, perché parlava, scrivo naturalmente in proporzione molto meno significativa del lavoro di Amitav Ghosh, ma insomma... Ero già uno che scriveva no? e lui diceva, ma com'è possibile che gli scrittori non si stiano occupando in larga parte di un tema così? E poi c'era una domanda che mi si è stampata nella mente, come si può rendere poetico lo scioglimento dei ghiacciai? Guardate, non ho, non ho smesso più di pensarci a una domanda del genere, perché lo scioglimento dei ghiacciai, dice Amitav Ghosh, non interessa nessuno nei fatti, non ci commuove, non ci turba, non ci indigna non produce quasi niente da un punto di vista del pensiero. L'effetto dello scioglimento dei ghiacciai è quello che vedremo o stiamo già vedendo e quindi probabilmente ci allarmerà, ci preoccuperà, ci spingerà a metterci in salvo, se potremo metterci in salvo, e questo è il tema che viene sviluppato nell'ultimo straordinario libro che si chiama La maledizione della noce moscata, ma sempre che non è che ci abbiamo tempi biblici davanti, ma ci arriveremo nei prossimi 20 minuti. Ma la prima questione è proprio questa. Perché era importante, da scrittore, rivolgersi ai narratori, agli scrittori? E crede che sia ancora rilevante, non nel, adesso siamo nel 2023, l'orologio della storia va avanti e le, com, e le complicazioni sono ancora maggiori, probabilmente che sei o sette anni fa. Ma è ancora importante, secondo lei, che anche i narratori contribuiscano alla costruzione di un immaginario intorno al problema del cambiamento climatico? Buona domanda, sì. I think, see, uh, for me, this book, uh, The uh, La Grande Chechita, uh, it was a kind of book of self questioning, you know, of interrogation of my own practices as a writer. Because, you know, as a writer, I've always felt that I've responded to the world around me, I've tried to think about the realities of the world around me, and yet, for a very long time, uh, the reality of the changing climate, of the changing environment, made very little impression on me. So, I asked myself these questions: Why is that the case? Why is it that all these elements of the, uh, of uh, my reality have escaped me so far? Why is it that they have not entered my work more fully? You know, and uh, that's when I started questioning the very form of the novel as such. And I think that is something. Uh, that, is, uh, that really has uh, to do with this kind of peculiar uh, resistance uh, that uh, the forms of uh, contemporary literature have towards uh, our present planetary crisis. Because literature emerged in a time of, uh, of climatic stability, nature was taken for granted, and the environment uh, was taken for granted. So suddenly, when we confront these extraordinary events like what happened in Emilia Romagna. You know, if you had included that in a novel, saying that one year's rain would fall in one day, nobody would have believed you. And you know, one of the conditions of uh, uh, of fiction is that fiction must be persuasive. It must persuade the reader that this is reality. And when that fails, uh, it becomes very hard to uh, it becomes very hard to write uh, uh, your fiction. So I think it's really something to do with the. Uh, 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 with the traditions and the structures of the modern novel. I'll let you translate that first. Guarda, per me, la grande cecità: è stato un libro che proprio scaturito. dal mio porre domande a me stesso. A lungo mi sono. Interrogato a partire da un certo momento sulle mie prassi di scrittore mh, nei confronti del cambiamento climatico. Ma pensavo, ho sempre pensato, di essere ma, nelle mie prassi abbastanza responsabile nei confronti di quello che succedeva nel mondo che, che, che mi circondava. Eppure a un certo punto mi sono proprio reso conto, e su questo mi sono a lungo interrogato. Che la realtà del cambiamento ambientale, del cambiamento climatico, che pure cominciava ad essere molto tangibile, eh, per molto tempo diciamo, beh, ha avuto difficoltà a trovare la via ad entrare in quello che facevo da scrittore, nel mio lavoro. Perché? Perché dunque ho cominciato a chiedermi questo elemento della mia realtà, che pure è lì, che pure è, è, è visibile, non è entrato ancora a fondo. Nella, nel mio lavoro, nella mia opera. E mi sono, ho provato a darmi delle risposte, no? uh, sempre pensando a questa sorta di peculiare e bizzarra resistenza, in fondo, delle forme letterarie contemporanee a avvolgere l'immaginazione, la capacità di narrare a queste tematiche. Una delle risposte che mi sono dato è che la letteratura, così come noi la, la conosciamo, forse è emersa in una fase storica di stabilità del clima, di stabilità ambientale, in cui in qualche maniera il nostro ambiente naturale lo davamo, lo davamo per scontato. E, però poi ci sono degli eventi. Adesso per voi, quest'ultimo eh, che, che sta affliggendo ancora la popolazione dell'Emilia dell Romagna, ci sono degli eventi che ti costringono quando sei scrittore a fermarti a pensare. Fai il romanziere, riusciresti? Pensi che veramente potresti in un romanzo dire, e questo non è per giustificarsi, ma insomma è un punto rilevante, potresti scrivere un romanzo. Quell'anno eh, in quel luogo in un giorno solo fece tutta la pioggia che normalmente faceva in 365 giorni. Una delle condizioni della prosa narrativa, della fiction, è che sia persuasiva e dunque che sia credibile. E queste sono le cose incredibili, impensabili, hm? come nel sottotitolo del mio libro. Quindi probabilmente c'è una ragione in questo fenomeno che io poi met ho messo in discussione che ha a che fare che è legata con le tradizioni e la struttura della narrativa del romanzo moderno. So, the second part of your question, do I think it's important to uh, for writers to write uh, about these issues? Yes, I I absolutely think it's important, but it's not important because writers are going to change the way the world thinks. That's not going to happen. You know, where uh, Papa Francesco can't change the way the world thinks, when, uh, you know, a thousand scientists can't change the, world, uh, the way the world thinks, it would be really just incredibly arrogant for me to believe that as a writer I can change the way the world thinks. But that's not what's important. What's important is am I rising to the challenge? You know, in the, in the 60s and 70s, people always said uh, to their parents, What did you do during the war? you know and similarly i think our children and grandchildren will turn to us you know and say what were you doing when the world was melting uh, you know so it's a, it's a it's a challenge for us because it's uh, it's ultimately a very powerful ethical challenge but it's also a very powerful formal challenge how do you rise to this and i certainly came to the conclusion that uh, you know to use the traditional methods of the of, of narrative is no longer possible that we have to find some other ways and that's why i wrote a book called jungle nama you know, which is actually an adaptation of a folk tale from the Sundarbans. and it's uh, I, I wrote it in verse uh, I, a friend of mine also set it to music so you know yesterday carlo petrini said we have to stop thinking uh, only about ourselves. We have to stop thinking individualistically. We have to try and create forms of cooperation, and we have to try and find, uh, refine the, uh, the the collective, the collective voice. And I think this is how we have to do it. We have to go back to forms where reading becomes a participatory experience, rather than being an individualistic experience where you know you sit in your room with your. Novel which you read in the silence of your head. Uh, we have to go back to try and find participatory reading experiences and collective experiences of, uh, of various kinds. Però nella tua domanda c'era anche una seconda parte, cioè tu mi chiedevi quanto io pensi sia ancora importante che gli scrittori scrivano. De, delle tematiche insomma, legate al cambiamento del clima e alla devastazione ambientale, sì, penso, che, penso ancora che sia molto importante, ma non perché penso che uno o più scrittori rivolgendo come dire, il pensiero e me, mh, mettendo le parole sulla carta a queste, a queste tematiche cambieranno il modo di pensare del mondo, sarebbe spaventosamente arrogante. Da parte di me, scrittore, pensare che noi possiamo fare una cosa del genere, ci sono vo voci molto autorevoli. Papa Francesco, tanto per nominarne eh, una, è stata eh, già nominata più volte in questi, in questi giorni. Ha fatto cose molto importanti, forse quelle più efficaci, per cambiare la mentalità. È importante per me. Oggi io sento, o meglio, ho scritto, la grande cecità. Nel momento in cui ho sentito che io, questo scrittore, dovevo essere all'altezza della sfida, e non è, è non, è, è non è facile. Avete presente, nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, è successo in tante famiglie tedesche e sempre di più via via che gli anni passavano, che i figli chiedessero ai genitori: Senti un po', ma tu che cosa hai fatto durante la seconda guerra mondiale? Domani, oggi. I nostri figli hanno tutto il diritto di chiederci, senti un po', ma tu mentre le calotte polari si squagliavano, che facevi? Eh? È una domanda importante, è una domanda che farà molto male. Ecco dunque che questo problema ehm, che io affronto nella grande cecità è un problema sia etico sia formale, no? A due, a due versanti, come farlo per uno scrittore e poi tutte le motivazioni per cui, per cui farlo. E come farlo? Non è facile, penso che dovremmo oh, trovare metodi di narrazione nuovi perché mi sembra che quelli tradizionali del romanzo tradizionale, del, del racconto, non valgano, non valgano più. Io ho fatto un mio tentativo, dopo aver scritto La Grande Cecità, ho scritto un piccolo libro che si rivolge principalmente ai giovani giovanissimi perché è un libro eh, illustrato, eh, ma non solo a loro. Jungle Nama... È un piccolo libro che io ho scritto in versi, in inglese è stato tradotto in versi: chapeau ai eh, colleghi. Eh, un amico ha prestato anche diciamo, una voce musicale a questa eh, vicenda, ed è un libro sul cambiamento climatico che può essere letto da, dai, anche dai giovanissimi, o qualcuno più grande può, può leggerglielo. Torno a quello che ho sentito dire eh, ieri da Carlo Petrini, perché qui eh, il, il problema è esattamente lo stesso per lui che fa il gastronomo e ci ha spiegato in che maniera si orienta e per noi che facciamo gli scrittori. Bisogna pensare, cioè, liberarsi da un, un paradigma individualistico, lo scrittore. Hm? cercare di creare, di dare vita a nuove forme che siano collaborative anche nella scrittura, anche nella narrativa, ritrovare forse una forma collettiva che può essere quella della lettura in comune, della lettura ad alta voce, insomma, bisogna che noi scrittori contribuiamo a far sì che la lettura diventi una esperienza più partecipativa, che non sia più quella cosa che ci piaceva tanto fare a noi della nostra generazione, soli eh, in una stanza immersi nelle pagine, nei, nei pensieri. Ecco, forse, forse è questa la chiave, cioè tentare di trasformare un po' le nostre abitudini di lettura in un'esperienza che, che metta più in gioco la partecipazione, la condivisione, un'esperienza diversa. Arrivo alle ultime due questioni che in realtà sviluppano quelle che stiamo già affrontando. Nell'ultimo libro che è appena uscito in Italia eh, sì, insomma, da, da qualche mese, è ormai alla terza o quarta edizione, si chiama La maledizione della noce moscata con un sottotitolo Parabole per un pianeta in crisi, sempre pubblicato da Neri Pozza e ancora tradotto da Norman Gobetti e Anna Nadotti. Eh, Amitav Ghosh ci porta in una dimensione a metà tra narrativa eh, e, e non fiction, è saggistica, perché racconta una storia che rimanda all'aprile del 1621, un arcipelago nell'oceano indiano eh, dove accade qualcosa che ha a che fare col colonialismo europeo, con i coloni eh, olandesi e c'è cioè la distruzione di una comunità, una comunità che però ha una ricchezza che diventa, eh, diciamo l'elemento poi di svantaggio abissale, questa noce moscata che è un, è un oro in qualche modo, no? è qualcosa di straordinariamente prezioso. Tu leggi questa storia restando colpito da uno degli, dei tanti esempi di violenza del colonialismo europeo nel corso dei secoli, ma quello che non ti aspetti è che Amitav Ghosh poi ti porti nei temi che stiamo adesso esplorando. Il cambiamento climatico e una sorta Potremmo definirlo così di colonialismo altro, di un colonialismo, un colonialismo più largo, più grande, un colonialismo mentale e reale nei confronti non di popolazioni, ma addirittura del pianeta. Come se a un certo momento una storia, che è soprattutto una storia europea, fosse portatrice di un'idea violenta. E questa violenza delle idee ha avuto, come dire, una ricaduta anche sul nostro modo di pensare nel XXI secolo, cioè è arrivata come una sorta di eredità silenziosa. Mentre possiamo prendere le distanze dal colonialismo come fatto storico, il colonialismo che agiva presso certe popolazioni, su certe popolazioni, molto più difficile è prendere le distanze da un colonialismo mentale che ci ha abituato a pensare che il pianeta sia nostro, mio, di me che in qualche modo ne sfrutto le risorse e questo tema delle risorse diventa... Fondamentale. Volevo ecco, fare questa penultima uh, domanda proprio per uh, che il pubblico possa capire come si connette una vicenda piccola del 1600 ma dolorosissima con qualcosa che viviamo tutt'oggi. Uh, sì, yes, quindi il well, libro so parla uh, la storia. So, tutti noi, per ultimi uh, due ore, abbiamo parlato di extractivismo, you l'extractivismo know, di risorse. Uh, Carlo Petrini talked about it. Many others have talked about it. So the question that my book poses really is: How does this? How did this extractivism begin? And I've sort of uh, chosen to focus on it in relation to a particular historical incident uh, that occurred in 1621, uh, when the Dutch uh, went to these tiny islands called the Banda Archipelago, which is in the far uh, far east of Indonesia. Uh, they, this uh, this uh, tiny cluster of islands was, in fact, incredibly prosperous because the nutmeg tree, which produces both nutmeg and mace, grew only in this tiny cluster of islands. So the Dutch wanted to seize control of the nutmeg trade. These people resisted. So one day they went there uh, in 1621 and literally in 10 weeks they exterminated the entire population. They killed about a third, they enslaved about a third, and they chased about a third into the mountains uh, where they died of starvation and disease. And this was, of course, a story that was also unfolding in the Americas. So it's at this particular moment that you begin to see that for the colonizer, these things exist only, say, the nutmeg tree exists only as a resource, only as a part of a mechanistic universe. Whereas for the people of the Bandas, these trees were, uh, you know, they were, they were beings. they sang songs about them. they wrote stories about them. Uh, they played this immense part in their imaginative lives, not just in their material lives. so that entire world comes to be destroyed, you know, from the 17th century onwards. so the bandanese, you know, there they were. they had this miraculous tree of life, which made them rich and prosperous and so on and one day it became the tree of death so what happened to them is that they were one of the earliest examples uh, of uh, people who, were, uh, who had to deal with the resource curse you know and today we see you could say that the planetary crisis that we are facing today is a globalization of a resource curse where after 400 years of treating the earth as though it was solely something that we can extract from we suddenly discover that no, there's a price to be paid for this extractivism. And the saddest part of it, really, is that today uh, this ideology has become completely hegemonic globally. So that the elites of India, the elites of Indonesia, of Africa, of China, everybody has adopted this extractivist, uh, co essentially colonial idea. And that is what has really created, if you like, the globalization of the resource curse. In questi giorni eh, ho sentito, abbiamo sentito, credo, pronunciare più volte da, da, da diverse bocche, compresa quella di Carlo Petrini, eh, la parola estrattivismo. Se ne è parlato da diversi punti di vista. La domanda che, che io mi pongo in questo libro, La maledizione della noce moscata, è. Come è cominciato questo orientamento, questo atteggiamento, questa pratica eh, umana nei confronti del, del pianeta? E ho scelto di concentrarmi su un piccolo episodio, un piccolo episodio della, della storia, molto particolare. Nel 1621, come te già accennavi, eh, gli olandesi eh, eh, vanno in forze nell'arcipelago delle isole Banda, che è all'estremo est dell'Indonesia e um, che è un luogo uh, remoto ma incredibilmente prospero. Dove cresce e cresce solo lì, ed ecco dunque il ruolo chiave, l'importanza: l'albero della noce moscata, dalla quale si estrae non soltanto la noce moscata, che conosciamo molto bene eh, in Europa, ma anche il maes, il macis, che è un'altra specie, che è sostanzialmente la, 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 il, il mallo della, della noce moscata seccato, che in, in Oriente estremo e anche meno estremo si usa molto in cucina. Gli olandesi assumono il controllo dell'arcipelago dell delle Banda, eh, suscitano ovviamente una resistenza accanita ma disperata da parte della popolazione e in dieci settimane, dieci, sterminano eh, in varie maniera la popolazione stessa. Un terzo effettivamente li uccidono, eh, un terzo li, eh, li scacciano e, the e gli sc questi scacciati eh, vanno in montagna per rif rifugiarsi, cercare, cercare riparo e poi siccome non c'è più niente nelle isole muoiono di senti, muoiono di, di malattie sono cose che non abbiamo mica visto soltanto lì, eh, sono cose che sono successe ampiamente e largamente eh, nelle Americhe. Ma qua abbiamo un albero, una pianta. Una pianta che dà dei frutti, che dà dei prodotti, eh, e in quel momento, nel 1621, cresce soltanto lì. Ecco, quello è il momento: ho scelto di, come dire, metterlo al centro della scena perché è il momento in cui. Si stravolge l'interpretazione di una forma di vita e la si trasforma in una mera risorsa. Parte dunque di un universo meccanicistico, no? di risorse che vanno, che di cui bisogna appropriarsi, che vanno estratte, che vanno portate via, commerciali, vendute e, e, e comprate. Quando nelle banda il benessere era anche legato a un rapporto con questa, con questa pianta, Uh, un albero bello e benigno e, e fruttuoso nei confronti delle, del quale si elevavano inni, si, si cantavano canti, che aveva un ruolo centrale nella vita non soltanto materiale ma anche nell'immaginario di questa pur piccola popolazione. Ecco dunque che un albero di vita uh, Trasformato, che ha fatto la ricchezza e la prosperità di questo remoto arcipelago dell'oceano indiano, eh, diventa un albero di morte. morte. Cos'è questo se non un esempio, forse il primo, forse il più antico, di quella che qualcuno ha voluto denominare la maledizione delle risorse? Cioè, quando sei un paese, eh, forse piccolo, forse povero, forse non, non molto armato, e però possiedi una risorsa che di colpo risulta importante per qualcuno, sei maledetto, sei condannato. E questa è la situazione odierna, dopo 400 anni di puro, mero e costante, incessante estrattivismo, che cosa scopriamo oggi? Di colpo scopriamo che questa estrazione di risorse ci costa. C'è un pedaggio da pagare, c'è un tributo da pagare ed è quello che sta succedendo. Abbiamo globalizzato tante cose, così che anche le elite della Cina, dell'India e di altri paesi, un tempo poveri, si sono dedicati all'estrazione delle risorse dei rispettivi paesi e alla loro vendita. Quindi si è globalizzata anche l'estrazione. Ecco, Abbiamo creato quest'altra globalizzazione. Arriviamo alla conclusione della nostra conversazione, anche se i temi, come potete capire, come avete intuito, ma poi in realtà tutti i dialoghi di Pistoia eh, propongono in un'ora o poco più insomma, temi di, di grande complessità, poi questo può essere un incentivo a, ad approfondire, perché ci sono vicende, questioni, domande, anche solo nella maledizione della noce moscata che richiederebbero molti approfondimenti. Per esempio, la percezione di cui parla Amitav Ghosh che estrapola il cambiamento climatico dal passato e lo proietta nel futuro. È, è molto complesso il ragionamento, ma la sostanza è che parliamo del cambiamento climatico come qualcosa che avverrà, eliminando tutta una prospettiva storica che appunto dovremmo invece tenere in considerazione, tanto che c'è un virgolettato. Attribuito a uno storico, se si passa in rassegna un rapporto di sintesi 2007 del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, non si incontrano mai le parole storia o storico e questo è molto interessante, ma non abbiamo il, te, il tempo per, per approfondirlo. Anche un passaggio della maledizione della noce moscata che ci riguarda da vicino richiederebbe approfondimenti, perché non c'era stato ancora, ovviamente, l'evento dell'Emilia Romagna. Ma già per tempo Amitav Ghosh scrive all'Italia. È una delle nazioni più ricche del mondo, eppure negli ultimi anni è stata colpita in modo durissimo dal cambiamento climatico. Prima del 99 il numero di eventi atmosferici gravi in Italia, Spagna e Regno Unito era grosso modo lo stesso, ma da quell'anno i dati hanno cominciato a divergere in modo stupefacente ora l'Italia si trova ad affrontare molti più eventi atmosferici estremi degli altri due paesi. Nonostante la sua ricchezza e i suoi elevati standard di vita, l'Italia è nell'occhio del, del ciclone. E invece ecco, finirei con questa. Suggestione che apre naturalmente anche questo a un discorso molto ampio, però importantissimo. Uh, a un certo momento si parla di un ciclone, un ciclone devastante, il ciclone Anfan, e due autorevoli studiosi avevano osservato che la vulnerabilità della popolazione della regione non è dovuta solo al cambiamento climatico, alla mancanza di infrastrutture, quali ponti, moli, ospedali o strade lastricate. Deriva invece da un'annosa apatia del governo e dal totale disinteresse per quelli che sarebbero i diritti di cittadinanza degli abitanti di queste isole. Tanto Anfan quanto la pandemia hanno rivelato diseguaglianze sistemiche, scrive Amitav Ghosh, che interagiscono fra loro, creando un'estrema vulnerabilità. Ormai è sempre più chiaro che sono queste diseguaglianze, più del prodotto interno lordo, del reddito pro capite, a determinare il modo in cui i Paesi affronteranno le conseguenze della crisi pandemica. Ecco, vorrei chiudere questa nostra conversazione sulla parola diseguaglianza, perché quella vulnerabilità è incredibilmente potenziata dalla diseguaglianza sistemica, che non ha a che fare solo col dato economico complessivo di un Paese, ma dalle possibilità specifiche delle comunità di reagire all'impatto della crisi climatica e lei stesso ci mostra questo anche attraverso la, la, i dati sulla reazione eh, alla pandemia, alla crisi sanitaria, dove le diseguaglianze vengono accentuate tragicamente naturalmente no? dalla impossibilità di una certa parte della comunità di avere strumenti per reagire. Ecco, la parola diseguaglianza perché è così decisiva appunto in questo ragionamento? Uh, thank you. Uh... You know, uh, I'm so glad you've been reading out uh, these passages, and you've also acknowledged several times Anna Nadotti and Norman Gobetti. And I think it's time for me to acknowledge them because really they have done an amazing job of translating me in Italian uh, over the last 30 years. They are my voice in Italian, and I feel incredibly grateful to them for the marvelous job that they do. So I need to say that. E ti ringrazio molto di aver letto questo passo, Paolo, ad alta voce, davanti a tutti, perché mi offri l'occasione per fare, dare un riconoscimento pubblico e un'espressione un di gratitudine enorme ad Anna Nadozzi e a Norman Gobetti. Sono quasi 30 anni che loro traducono a quattro mani i miei, i miei libri. E per me beh, fanno un lavoro spettacolare. Sono diventate di fatto la mia, la mia voce italiana e ho per loro una gratitudine, una riconoscenza eh, incredibile. E volevo, ci, tenevo, ci tenevo a dirlo. And since we are short of time, I've, I mean, I could talk about uh, what you're saying all along uh, for, for a very long time, but I'll try and uh, you know, just say it as briefly as I can. Look, I think uh, the way that we are encouraged to think about climate change, that is, as a kind of technical scientific issue that should be addressed by experts and high and mighty people in the IPCC, is a completely wrong idea of what is actually happening. What we are actually seeing is a biopolitical war. It's a biopolitical war of the rich against the poor. And the rich are waging this war in the belief that they will profit from it. But in fact, that's where they're wrong. This, uh, uh, the forces that they have unleashed will damage them as much as the global poor. This is what they've failed to understand. Non abbiamo molto tempo, eh, ci, si potrebbe stare su questo punto molto a lungo, cerco di esprimermi nella maniera più, più chiara e concisa possibile. Sono persuaso che sia completamente sbagliato e fuorviante il modo in cui tutti noi siamo oggi incoraggiati a pensare il cambiamento climatico, cioè come una questione che può essere e deve essere affrontata soltanto da esperti paludatissimi, strapagatissimi, che appartengono a comitati internazionali, da, 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 da grandi tecnologi e tecnocrati. Eh, questa è un'idea completamente errata, eh? perché quello a cui stiamo assistendo non è altro che una guerra biopolitica dei ricchi contro i poveri. E la cosa tragica è che i ricchi, muovendo questa guerra ai poveri, piuttosto continuando a condurre questa guerra, contro i poveri, si stanno sbagliando tremendamente anche loro perché in questa guerra stanno scatenando, stanno sprigionando forze che danneggeranno loro tanto quanto già danneggiano i poveri del pianeta. Vediamo, avevo altre 800 domande, ma non, non, non c'è più tempo e, e questo ultimo intervento richiederebbe veramente molti approfondimenti, però parte del discorso ovviamente è nella maledizione della noce moscata, perché ci aiuta veramente a cambiare anche un po' il nostro modo di pensare su un'eredità più o meno consapevole, ma, ma decisiva e, e assolutamente piena di ombre che è questo colonialismo, diciamo così, di di idee violente, fatto di idee violente, no? dal quale possiamo, forse facciamo in tempo a emendarci prima che sia troppo tardi, se non è troppo tardi. Volevo però chiudere con la parte naturalmente dello scrittore, dello scrittore di romanzi e proprio nella traduzione dall'inglese di Anna Nadotti leggervi cinque righe per chiudere dal Paese delle Maree. Le isole vicine stanno scivolando a poco a poco sott'acqua e presto, come iceberg in un mare polare, verranno sommerse. Resteranno visibili solo le cime degli alberi più alti. Già gli argini di fango e l'intrico di radici che le tengono insieme sono scoloriti come spettri, scintillanti sotto la superficie come banchi di alghe marine agitate dalle onde. In lontananza si vede uno stormo di eroni che solca l'acqua in vista dell'imminente inondazione. Cacciati via da un'isola che affonda, hanno preso il volo in cerca di un ramo più sicuro. È, in altre parole, un'alba, bella come può esserlo solo un'alba nel paese delle maree. Per tutta la notte mi sono domandato di cosa ho paura. Ora con il sorgere del sole l'ho capito, ho paura, perché so che quando la burrasca sarà passata, gli eventi che ne hanno preceduto l'arrivo verranno dimenticati. Nessuno sa meglio di me quale talento abbia il Paese delle Maree nell'insabbiare il proprio passato. Non c'è niente che io possa fare per fermare ciò che verrà, ma ero uno scrittore una volta e forse posso almeno fare in modo che ciò che è accaduto qui Lasci una traccia, un segno nella memoria del mondo. Questo pensiero, insieme alla paura che lo ha preceduto, mi ha permesso di fare ciò che negli ultimi trent'anni non sono stato capace di fare: premere di nuovo la penna sulla carta. Non so quanto tempo ho, forse soltanto qualche giorno. In questo arco di tempo proverò a scrivere ciò che posso, nella speranza che in qualche modo queste parole arrivino fino a te. Amitav Ghosh, a Pistoia. Grazie. grazie a Marina Astrologo, grazie a Giulia a Cogoli e a tutto lo staff, agli antropologi, ai, ai filosofi, agli ospiti di questa edizione. Grazie.